Grazie alla presentazione, Valerio. Grazie al Partito Umanista per aver organizzato questo evento, questo incontro, che io trovo molto importante, e per averci invitato a partecipare al Centro di Studi Umanisti di Roma. E ci tengo a precisare che non sono uno specialista in campo socio-economico né in campo politico. Diciamo semplicemente che mi interessa i processi umani in generale, con particolare attenzione ai processi storici dal punto di vista dello svolgersi delle culture e delle civiltà. Vorrei tentare quindi oggi, se riesco a farlo, di dare elementi per inquadrare la crisi che stiamo vivendo da una prospettiva più ampia, sicuramente non proprio economica o politica, ma piuttosto in relazione con l'evoluzione della coscienza umana. Spieghiamo che cos'è l'evoluzione della coscienza umana. L'evoluzione umana, in generale, è stata caratterizzata da continui ampliamenti della coscienza, non in un processo lineare o meccanico, ma piuttosto in una sequenza a salti, dove alla fine di ogni ciclo storico gli elementi più progressivi si sintetizzavano per dare vita a una tappa completamente nuova. Dai primi ominidi alle specie più evolute, attraverso l'apprendimento dell'uso del fuoco e delle tecnologie per agire intenzionalmente sulla natura, la conoscenza del mondo si andava ampliando, mentre si ampliava la capacità di fare relazioni tra le diverse conoscenze e di elaborare concezioni del mondo sempre più complesse. Questo è quello che intendiamo per ampliamento della coscienza, l'aumento della complessità e della profondità nello strutturare il mondo. Nel corso della storia si può osservare che nei periodi di decadenza di ogni grande civiltà, che entrava in contatto con nuove concezioni e nuovi strumenti tecnologici, si è sempre sviluppato un sistema più complesso ed evoluto di società, di scienza e di visione del mondo. Anzi, spesso era proprio l'incontro con le diversità di altre culture che produceva il decadimento di una concezione e produceva una nuova sintesi. Non si è mai tornati indietro, ma si sono sempre conservati gli elementi più progressivi delle civiltà correnti per elaborare un nuovo che avrebbe accompagnato l'essere umano per altri millenni. La necessità di cambiamento e di trovare risposte sempre più adeguate per un adattamento crescente al mondo e alle società che cambiavano ha permesso la comparsa su questo pianeta della meraviglia che è oggi la coscienza dell'essere umano, con tutta la sua complessità, la sua ricerca, la sua scienza e la sua spiritualità. In ogni momento di processo di questo tipo, in cui si preparava un nuovo salto evolutivo della coscienza umana, ci si è trovati spesso imprigionati, se così si può dire, da concezioni e sistemi obsoleti di un mondo che stava morendo. In qualche modo la coscienza entrava in crisi perché aveva bisogno di compiere ancora una volta un passo verso la libertà, mentre sperimentava ormai troppo limitate le risposte che venivano dal passato. Proprio come un bambino che è diventato adolescente sentiva sempre che gli abiti della sua infanzia erano ormai troppo stretti e non corrispondono più ai propri bisogni. In questo momento storico ci troviamo esattamente in uno dei momenti di processo descritti. La coscienza umana ha bisogno ancora una volta di liberarsi per compiere il salto necessario verso il futuro. Mentre ancora resistono in lui e nelle società gli antichi paradigmi. Questa, a mio parere, è la crisi fondamentale che stiamo sperimentando ogni giorno e che dà luogo in molte persone al disorientamento e alla confusione.
Per capire meglio la situazione descritta è necessario considerare diversi fattori che stanno contribuendo oggi ad avvicinare l'essere umano ad un nuovo salto e ad un ulteriore ampliamento della coscienza. Tenterò di descriverne alcuni di questi fattori. Da una parte, lo sviluppo degli strumenti tecnologici e di una mentalità che abbiamo ben definito scientifica, iniziata già alla fine del Rinascimento, ha permesso all'essere umano di operare sempre più incisivamente sulla natura, piegandola nel bene e nel male alle proprie necessità. Quindi il mondo e la natura non sono più vissuti come avveniva in passato, come forze inspiegabili e ostili, ma piuttosto come fenomeni da capire e da domesticare. Anzi, a partire da un certo momento fino ad oggi, soprattutto in Occidente, si è creduto che la tecnologia potesse risolvere ogni cosa e che ormai l'essere umano avesse raggiunto l'apice della sua carriera, potendo comprendere la natura in ogni dettaglio ed agire conseguentemente su di essa, trasformandola secondo i suoi voleri. Questa consapevolezza, che si è sviluppata in particolare negli ultimi due secoli, ha modificato sostanzialmente la posizione psicologica dell'essere umano di fronte al mondo. L'accelerazione tecnologica di questi ultimi decenni, poi, soprattutto nel campo delle comunicazioni, ha messo la maggior parte degli abitanti di questo pianeta nelle condizioni di avvicinarsi a culture molto distanti da loro, di confrontare modi di pensare e di vivere differenti dal proprio, di acquisire punti di vista e abitudini che fino a poco tempo fa erano solo racconti di esploratori e avventurieri. La TV e internet hanno permesso ad ogni essere umano di essere presente, anche se non fisicamente, nel contesto culturale dell'altro, dell'estraneo e del diverso. D'altra parte, i grandi spostamenti migratori di milioni di persone da un continente all'altro e la concentrazione di culture molto differenti in contesti urbani ristretti hanno avuto e stanno continuando ad avere un impatto psicologico enorme sulla popolazione. Si producono, in questo senso, molti tentativi di sincretismi culturali che generano, a loro volta, tra i più timorosi, reazioni fondamentaliste e irrazionali. Se pensiamo che solo fino a un secolo fa era difficile e lungo spostarsi da un luogo all'altro, che le comunicazioni avvenivano prevalentemente all'interno di uno stesso contesto culturale e che si sapeva ben poco di ciò che accadeva all'altro capo della Terra, riusciamo più o meno a comprendere come si può essere modificata la coscienza colpita adesso da milioni di stimoli per la maggior parte incomprensibili. Oggi si vive accanto a persone di culture molto diverse. Si sanno in tempo reale avvenimenti lontanissimi. Si può videochattare con chiunque in qualsiasi parte del globo. Il limitato io psicologico 100 anni fa è stato sommerso da un io globale e mondializzato. Tutto questo affiancato dall'avanzamento delle scienze fisiche e sociali, con i loro progressi e le loro nuove concezioni. Pensiamo solo alla relatività di Einstein, alla fisica quantistica, alla clonazione, alla scoperta della creazione della vita in laboratorio di qualche anno fa. Hanno portato la coscienza di ogni persona a una situazione di identità, in cui i riferimenti ideologici e concettuali del passato non sono più utili a trovare risposte per adattarsi a questo mondo in continua trasformazione. La coscienza dunque è crisi, non come fatto negativo e distruttivo, ma come momento di passaggio da una tappa ormai in rapida decadenza verso un futuro che ancora non appare chiaro, che ancora è costruito. È certo che stiamo procedendo rapidamente per la prima volta nella storia verso quella che potremmo chiamare una nazione umana universale, basata su una cultura che sarà la sintesi degli elementi progressivi ed evolutivi di ogni cultura presente oggi sul pianeta. Ma è altrettanto certo che la nascita di questa nuova civiltà planetaria non prevede l'imposizione di modelli da parte delle culture oggi dominanti,
ma piuttosto un dialogo e una disponibilità alla creazione di qualcosa di completamente nuovo, includente ogni diversità. Non la globalizzazione di un sistema dominante, ma piuttosto una mondializzazione delle idee e delle credenze di ogni cultura. Oggi i sistemi organizzativi, politici ed economici, le relazioni sociali individuali, le concezioni del mondo e dello stesso essere umano corrispondono ancora a modelli che nel migliore dei casi sono stati elaborati più di un secolo fa, in base, comunque, a concezioni e ideologie che arrivano da un passato lontano di tempo. Nonostante le frizioni che si potrebbero venire a creare nell'incontro di concezioni e credenze tanto diverse, e il timore di avventurarsi su strade sconosciute, il passaggio non dovrebbe essere affatto un problema in una società aperta e consapevole dei propri processi. Si potrebbero superare differenze di cultura e di credo in un dialogo costruttivo, in cui, come sempre è accaduto, gli elementi più progressivi si utilizzerebbero per la costruzione di una nuova cultura più ricca e complessa, di nuovi modelli organizzativi ed economici, di nuovi rapporti sociali. Purtroppo però così non è. C'è chi ha paura del cambiamento perché ha paura di perdere gli apparenti privilegi che il mondo, che il vecchio mondo, gli ha attribuito, senza rendersi conto che quel mondo ormai non esiste più. Allora l'incontro tra le culture si trasforma in uno scontro. L'adattamento dei sistemi economici alle necessità delle popolazioni si trasforma in una crisi permanente, gestita da lobby di potere sempre più alti. La necessità individuale di riferimenti si trasforma in una corsa sfrenata verso il consumo di tecnologie sempre più avanzate, come fossero bacchette magiche multidimensionali, multimediali. Le ideologie dominanti dell'ultima fase dell'antica civiltà oppongono una resistenza sempre più violenta al futuro, credendo e cercando di farci credere con la forza che la loro concezione è sicuramente la migliore e che tutte le altre concezioni sono nemici da combattere perché sarebbero un ritorno al passato. E di questo abbiamo un numero di esempi. Per non farci pensare, per non farci vedere, per non farci costruire, utilizzano ancora una volta la strategia del terrore. Ormai abbiamo paura di tutto, paura del diverso, di quello che loro definiscono diverso, paura della recessione che loro stessi hanno creato, paura della criminalità prodotto dello stesso sistema che loro vogliono mantenere, paura del crollo delle banche, e loro banche, paura dello spread, paura dei cinesi, paura del vicino. Ci vogliono far credere che la crisi sia un assestamento del sistema generale, che siano piccoli effetti collaterali da correggere, ma che in fondo questo sistema è il migliore, anzi l'unico, e che bisogna solo avere pazienza. Certo, un sistema obsoleto e inumano, simile a quello delle oligarchie imperiali del passato, in cui la sofferenza delle grandi masse umane corrisponde all'opulenza dei pochi che vogliono controllare tutto. Quello di cui non si rendono conto, però, è che ormai non possono controllare più niente. Il loro stesso sistema è incontrollabile, basato su regole assurde che violano ogni legge dell'evoluzione della storia. E più si rendono conto di non poter controllare niente, più si disporranno alla violenza. E questo è il problema più grave che ci troviamo oggi ad affrontare. La crescente violenza verso le popolazioni di ogni latitudine, verso di noi, che si esprime attraverso gli armamenti e le guerre di controllo, la manipolazione informativa, l'annichilimento economico delle famiglie, il razzismo. Ma nonostante la violenza di ogni tipo
che stanno portando avanti contro gli individui e le popolazioni, quel sistema si dissolverà, quel mondo smetterà di esistere. Il nostro compito, quindi, e qui mi rivolgo a tutti, non soltanto agli umanisti in particolare, non è quello di opporci al crollo inevitabile di questo sistema. Non servirebbe a molto mettersi a braccia aperte di fronte a una diga che sta crollando per fermare la massa d'acqua che inevitabilmente arriverà. Quello che possiamo fare veramente, e che avrebbe senso in questo contesto, è porre le basi per la costruzione di quella nuova civiltà di cui parliamo, in cui il cooperativismo, la non violenza, la democrazia non siano solo parole ma pratiche quotidiane. Perché se è vero che si dissolveranno le vecchie istituzioni, le banche, gli strumenti di controllo e gli apparati militari, le persone continueranno ad esistere, a vivere e ad organizzarsi. Ecco chi ha veramente bisogno delle nostre idee, delle nostre proposte e della nostra energia. La gente, le persone concrete e comuni che ogni giorno soffrono fisicamente e psicologicamente per questa situazione apparentemente irrisolvibile. È necessario essere vicini alle persone in ogni luogo, in ogni fabbrica, in ogni quartiere, in ogni università, per costruire insieme i modelli per il futuro di questo tempo. È necessario lanciare segnali forti e chiari che possano essere utili alla creazione della società e dell'essere umano del futuro. È necessario lasciare da parte ogni personalismo, smettere di credere a quello che ci dicono in TV, smettere di pensare che la crisi sia quella che ci vogliono far credere. La crisi che stiamo vivendo va molto oltre ogni loro possibile immaginazione. E concludo. Oggi ci troviamo di fronte alla necessità di un nuovo salto evolutivo della specie umana. Tutte le grandi civiltà presenti oggi sul pianeta, nessuna esclusa, si trovano oggi di fronte a questa necessità. Ed è necessario fare una scelta. Seguire il vecchio mondo verso il caos e la distruzione o iniziare umilmente e senza timore la costruzione del mondo che verrà. Grazie.